In principio tutto fu scritto. Parte venne custodito nei testi sacri e parte strappato dal cuore degli uomini. La verità venne così divisa in due e resa incompleta alle anime spezzate. Ma da esse dipendevano i destini di tutti. Ci sono un po' di relatori al tavolo, quindi non voglio farla lunga con le presentazioni, anche perché questo festival ha avuto già due importanti occasioni di presentazione. La prima alla Camera dei Deputati ancora nel mese di novembre, quando la To Be Free ha presentato l'intera programmazione per il 2011. Il festival, voi lo sapete perché siete presenti questa mattina, rappresenta una delle punte dell'attività di questa associazione di promozione sociale. Il nostro intento resta assolutamente centrato sulla generazione di posti di lavoro, creare occupazione, portare sviluppo dove lo sviluppo non c'è. Il Festival dell'Identità è la scommessa, l'iniziativa che però rappresenta dal punto di vista morale una scommessa, di generare sviluppo e anche quindi posti di lavoro a partire dalla cultura. Il germe originario dell'intero Festival dell'Identità, che oggi si compone, come sapete, di tre elementi fondamentali: cinema, letteratura e convegni di carattere istituzionale e sociale, il cinema è stato l'embrione di tutto. Quindi è tutto partito dall'idea di costituire una rassegna cinematografica internazionale indipendente sul tema della identità, della storia dei popoli o delle comunità. Il primo anno è stato, ancorché con la fatica dello start-up che sempre si accompagna con le rassegne cinematografiche, è stato dal nostro punto di vista un buon successo sia per la gente che ha partecipato che per i paesi che hanno scelto di partecipare. Ci auguriamo che il prossimo anno, che il secondo anno, cioè questo, sarà altrettanto di successo, sarà altrettanto di successo, e quindi siamo qua oggi a darvene conto nel dettaglio. Dicevo prima che le occasioni di presentazione sono state due: la prima in novembre alla Camera, la seconda, non ricordo più il mese, ma due mesi fa, al Musei Capitolini. In quella sede abbiamo raccontato più nel dettaglio l'intero dipanarsi delle attività del festival. Oggi il focus è il cinema. Il cinema che ha un proprio nome, è Identità Film Festival, la rassegna cinematografica, e che conta in quest'anno l'importante novità di avere generato attorno a sé un network di relazioni, per cui di gemellaggi, accordi con festival che ci siamo scoperti fratelli, più un'importante e interessante iniziativa che è CineNet, di cui forse Federico Bombia, che è il presidente, vorrà parlare, ma credo che per prima la parola vada al direttore dell'Identità Film Festival, che è Sergio Rinaldi, importante acquisto per noi professionale, oltre che amico, quindi acquisto personale. Allora, cercherò di essere breve perché gli ospiti sono tanti. L'Identità Film Festival è appunto la seconda edizione. Abbiamo quest'anno rinnovato il sito internet, quindi totalmente stravolto il sito internet www.festivalidentità.it, con colorazioni diverse e naturalmente rendendolo anche con i bandi molto più internazionale, tant'è che appunto vedi anche il coinvolgimento proprio anche di ambasciate che sono presenti qui con noi, che ci stanno naturalmente aiutando a selezionare, a scegliere i film per i loro paesi. Il bando dell'Identità Film Festival scade a fine di questo mese, quindi che ufficialmente ad oggi non c'è un elenco di film che proietteremo, proprio giusto per non essere... non è chiuso, quindi non possiamo darvi elenco, ma l'elenco sarà prestissimo disponibile, anche perché dal 30 di questo mese, dal 31 di maggio, fino a quasi metà giugno passeranno le selezioni, i film, i documentari, i cortometraggi che naturalmente parlano di identità dei popoli e identità del territorio. Abbiamo ricevuto tantissimi film e vi garantisco che è durissima selezionare i film, perché intanto i film sono lunghi e quindi bisogna avere un occhio diverso dal cortometraggio, intanto devi guardare tutto, se non puoi guardare i primi 5 minuti. E poi naturalmente c'è una scrematura di quelli che sono i film
interessanti per l'identità di festival e quelli che praticamente vanno fuori tema, perché come al solito abbiamo qualcuno che giustamente, siccome manca in Italia e anche a volte nel mondo una distribuzione dell'indipendente, uno ne approfitta sempre appena vede un festival importante, comunque un festival che ha una risonanza importante nel paese, in Europa e nel mondo, di mandare anche un film che non c'entra niente con quell'argomento. E quindi ci ritroviamo adesso, in questo momento, a sgrezzare, tra virgolette, quei film che naturalmente non c'entrano con l'identità. Detto questo, il concorso, il bando, termina a fine giugno e abbiamo già delle date fissate su Roma, Parma e Verceto tra giugno e luglio. Quindi a Parma saremo praticamente all'interno di una manifestazione parmense che si chiama Parma sotto le stelle. Sono praticamente 30 giorni di manifestazione e l'Identità Film Festival si inserisce, anzi, dirò meglio, non soltanto l'Identità Film Festival, ma ci saranno anche delle manifestazioni musicali, quindi abbiamo praticamente delle giornate di musica di identità e delle giornate invece di film di identità. Quindi a Parma, diciamo, il Comune di Parma ci ha dato un po' più di spazio del previsto e noi siamo molto felici. A Roma saremo il 23 giugno al Cinema Aquila con una serata, diciamo, di belle fiume. Partiremo circa dalle 6 di sera fino a mezzanotte, proiettando naturalmente tutto il proiettabile in quelle 7 ore. Naturalmente l'ingresso sarà gratuito. L'ingresso sarà gratuito. Perché poi vi presento anche il quello bianco. L'ingresso sarà gratuito e naturalmente io immagino, come in tutte le manifestazioni, ci sarà un andirivieni, quando si accenderà le luci qualcuno se ne andrà, qualcuno rientrerà, quindi ci saranno anche degli ospiti e in queste, diciamo, 7 ore il pubblico sarà il vero giurato, chiamato praticamente a giudicare i voti. Una volta che noi, diciamo, una commissione nostra interna dell'Identità Film Festival, costituita comunque da esperti tecnici del cinema, avrà sgrezzato quelli che sono i film, le opere, chiamiamole le opere perché ci sono appunto anche documentari, che vanno bene per il nostro festival. A questo punto sarà compito del pubblico. Il pubblico praticamente in sala riceverà una scheda e dovrà votare praticamente il corto, film o documentario. Tutte le votazioni di Roma, Parma e Verceto saranno sommate e poi decreteranno il vincitore. Verceto praticamente abbiamo qua il sindaco e quindi poi naturalmente daremo spazio anche a lui per parlare di Verceto. La cosa interessante che vi voglio sottolineare è che io sono entrato praticamente a far parte del Festival dell'Identità 6 mesi fa, 7 mesi fa, quasi un anno fa, però diciamo che ufficialmente 8 mesi fa. E il Festival, Film Festival dell'Identità, ma anche l'identità come associazione, come struttura, si è ingrandita notevolmente in questi ultimi 6 mesi, perché ci sono tante persone che non sono sedute a questo tavolo, che ci hanno aiutato praticamente a trovare degli sponsor, che quindi praticamente si stanno affacciando all'Identità Film Festival, che è difficilissimo per un festival alla seconda edizione trovare degli sponsor, eppure noi siamo riusciti, grazie a una serie di persone che lavorano con noi, un po' cocciute, che praticamente hanno insistito e hanno fatto vedere quanto siamo bravi e belli. Ci siamo ingranditi perché poi è entrato Cinenet, è entrata la Web TV, cioè si sta praticamente man mano ingrandendo e non è soltanto un festival, cioè non è soltanto un momento dove ci ritroviamo tutti al cinema, che questo poi è il problema grande dei festival. Finito il festival, il giorno 23 giugno a mezzanotte il Cinema Aquila ci chiude le porte, per Roma il nostro festival è finito. No, continuerà ad andare avanti perché poi ci saranno altre attività che noi faremo su quelle opere.
tant'è che ci sono altre città che si sono interessate ad ospitare il Film Festival, e quindi noi tra poco, diciamo, daremo anche noi, ma città non soltanto italiane, cioè ci abbiamo nominativi anche esteri che sono disposti a ospitare il Film Festival anche nel loro paese, quindi questo noi siamo molto orgogliosi di questa cosa qua, perché tutto è accaduto veramente in 8 mesi, un'esplosione. Io penso di aver detto quasi tutto, forse mi sono sempre più disponibile.